Ragazzi, scusate La pausa. sono qui e ho appena avuto il gruppo di continuità che mi ha fatto un allarme. Vi faccio sentire, per farvi capire perché sono così in uno special event senza opening, non ancora, adesso la mettiamo fighissima, e perché sono raffazzonato, è che fino poco tempo fa. Adesso ha smesso, ma a quanto pare non è un buon segno. Vi faccio sentire cosa c'era nella mia stanza qui. Praticamente il mio APC ha appena detto che la sua batteria ci ha lasciato. Ci ha lasciato e non tornerà più. Dopo anni di servizio, ma la cosa andrà un pochino messa a regime e quindi dovrò smanettare parecchio con cose che pesano 700 kg per un centimetro cubo. Dunque, eccomi, sono vostro. Fatemi solo preparare la intro che volevo fare prima di, ovviamente, prima di essere in live, ma non importa. Poteva andare peggio, onestamente. Poteva assolutamente andare peggio. Ok, eccoci qua. Ragazzi. Allora. Facciamo una bella cosa. A quanto pare l'allarme è cessato da solo, però continua a dirmi: cambia la batteria o sei in un mare di guai. Quindi, tuttavia, noi siamo qui per fare le cose per bene. Eccoci qua. Lara arriverà, ovviamente, più a ridosso dell'evento. Ed è interessante seguirlo così. È certamente interessante seguirlo così, perché io ormai sono rientrato all'interno dell'universo Pokémon a livello di videogiocatore, non sono assolutamente verticale o veterano nei confronti di quello che si può discutere del franchise o di quello che potrebbero dimostrarmi, cioè mostrarsi, dimostrare, vabbè, che potrebbero presentare oggi, però bene o male all'interno del marketing e all'interno di quello che sono le pubblicazioni di vari spot per poi portare alla release di un Pokémon mainline. Credo che abbiamo, immagino, potrei ritrovarmi completamente smentito, ma immagino che ci possiamo trovare dinanzi a un percorso abbastanza lineare, possibile? Nel senso, io non ho seguito nessun leak, io non ho seguito nessuna speculazione, non ho letto alcun thread, non è qualcosa che volevo fare per semplicemente seguire un evento come questo, visto che non è un qualcosa su cui costruisco una comunicazione verticale. Però, bene o male, presumo che avremo altre informazioni estremamente lineari. Ossia, forse durante qualche flash di combattimento, qualche nuova creatura, un approfondimento, spero, un minimo, un pizzico, una sciocchezza su una delle meccaniche di gioco, capipalestra, un po' di quello che è l'ambiente, mosse, spero, mi auguro profondamente con tutto il cuore, qualche dimostrazione in questo caso, ho anticipato una parola prima nel mio flusso mentale, di quello che potrebbe essere il modo in cui si gioca, si esplora, magari la co-op. Ecco, cioè, ovviamente si potrebbe andare molto più a fondo, ed è quello che fondamentalmente fa Saido, ovviamente, no? Chiaro, quello che ho fatto io durante i vari. Oh, musica alta, ci penso io. Quello che ho fatto io durante i vari anche leak di Elden Ring. Le ore, frame by frame, a giudicare il salto, l'ambiente, i trigger, gli input, le estetiche, i dialoghi, i movimenti, le animazioni, le mappe, la trigonometria delle aree per vedere dove è cosa, insomma, ci siamo divertiti veramente tanto. Però sì, esatto, Pod, stavo per arrivare esattamente a quello, sei stupendo e siete stupendi perché anticipate anche quello che è il mio percorso mentale durante la presentazione pre-evento. Non è soltanto Scarlet and Violet. Ed è in realtà, a dirla tutta nel modo più sincero possibile, il principale motivo per cui sono qui.
è il principale motivo per cui sono qui. A me interessa particolarmente tanto vedere che altro presentano del franchise. Mi interessa molto capire un po' quello che ci aspetta nei confronti di una possibilità anche fuori dal mainline. Quindi, vediamo un po'. Allora, dico ai moderatori che il gruppo di continuità ha smesso di gridare. Che va cambiata la batteria. Però, insomma, alla fine a me il PSU serve soltanto per spegnere il PC quando salta tutto. Francamente io preferirei non dover cambiare tutto, ma lo faremo. Smanetterò, soffrirò, mi spezzerò la schiena e sarò pronto a quello che mi aspetta. Allora, avete addirittura riempito l'hype train durante chit chatting molto poco effigistico rispetto alla qualità che mi prefiggo. Il Chuff, welcome back. Cretfallen 98, Xen 1503, Zazviam, Edo Affi, Mastro Pigi, Lo Scofanatore, M. Foscari, Strong Ale E.T., Pochia, Disde, Virgil, Puglia, Barone Mordo, Dario Capelli, Maronne Sante, Jake the Dog, Il Matrix, Blaster Kyle, Fedek. Grazie, signor Human, Grusalag, grazie a tutti di essere qui, The Black Hole 00. Allora. Allora. Vediamo un po' di collare di portare da bere. Perché altrimenti... No, dovrei... Ok, no. Ho i liquidi per sopravvivere. Ragazzi, sono completamente cotto. Mancano 8 minuti. Tamao98, grazie di cuore. Lovatov, a proposito di supporto e presenza insieme. Stanotte abbiamo una live notturna su Death's Door, quindi sarà un piacere. Allora. Chiudo qua, apro il presence, mancano 6 minuti, ovviamente non ci fanno ancora andare full screen, quindi ciccia, ma sono prontissimo, ragazzi. La Nuzlocke di cristallo dovrebbe essere pronta per settembre, così che chi è in vacanza o chi ha dei limiti logistici per l'estate non abbia problemi a perdere o a rischiare di perdere qualcosa a cui tiene. Sarà molto interessante e comincerà in effetti un momento nel quale arriverò a raggiungere un pochino di studio e competenza nel franchise, perché comunque per ora, per quanto io abbia magari la mente tattica, ci sono certe interazioni di tipo o soprattutto di abilità che mi spingono a dire aspetta, fammi controllare, o magari alcuni effetti di oggetti e così via. D'altronde, come ricorderete, la mia esperienza con Pokémon è stata interrotta da uno stuccamento del franchise che poi si è riaperto all'arrivo del 3D, portando di nuovo a una sofferenza con Sole e Luna che mi ha distrutto lo spirito e abbandonato ogni fiducia nei confronti di un possibile futuro, che poi è stato ripreso fortunatamente in maniera più intrigante con Arceus, il quale ovviamente è uno startup che ha bisogno di molto lavoro, che non riceverà e non porterà a nulla di veramente evolutivo. E no, evolutivo c'è stato, a nulla di veramente migliorativo, purtroppo per molti anni. Io sono particolarmente pungente con il fatto di valorizzare solo e unicamente il potere, l'idea, l'amore, la storia di un brand, sacrificando lo sviluppo e il sacrificio qualitativo che necessita un possibile voler creare una grande opera o un bel videogioco, perché è esattamente quello che si può correlare a qualunque altro potere al mondo, compresi appunto influencer, content creator, twitcher, streamer, quello che volete. Ossia il ormai sono arrivato, che mi frega, faccio cazzate. L'importante è che comunque la mia personalità, il mio carattere, la mia capacità mi porti il pubblico che comunque mi seguirebbe indipendentemente da quello che faccio.
E odio quando purtroppo, nonostante ci sia tanto amore nei creativi dietro, le aziende tendono a non fare un passo più in là. E sì, praticamente all'interno di questa serie con Sidonia, un Francesco, lui giocherà letteralmente dalla sua postazione Pokémon, capi palestra, andrà a essere la mia CPU. Il che sarà ovviamente super interessante, a dir poco. A dir poco. È arrivata la santa. Hai fatto entrare Ugo? Ovviamente. No, no, dov'è? Poi esce. Lascialo stare, che era con la testa così incastrata nello spiraglio. Lo riguardano ad alta qualità. Allora, povera bestia. Posa tutto. Faccio esplodere tutto. No, posa le cose con cura. Ti stanno salutando. Ricambio, ricambio. Posa sul, mio, sul divano. No. Come mai? No, non è tuo. Non è tuo. Ma scritto il mio nome. Siediti sulla pozione dimostrante. Quali cuffie? Queste sono le tue cuffie, come sempre. Allora. Sento freddo qui dentro. C'è il mio gomito. Esatto. Vabbè che non serve lavorare sull'inquadratura adesso, perché comunque stiamo per spostarci verso il basso. Mancano 2 minuti, ma allo stesso tempo manca anche un countdown, quindi non serve star qui a rimpicciolirci per ora. Troppa qualità, troppa qualità, sono a disagio. È ormai su Torino 2.5. Ormai è fatta, è fatta. Il gatto è spalmato per terra, si sta godendo l'aria condizionata, povera creatura. Lost è finita nel momento perfetto. Si sa quanto dura? In teoria meno di 20 minuti. Dovrebbe durare circa 20 minuti a esagerare. Si varia dal quarto d'ora ai 20 minuti top. Quindi, perché sei qui? Perché sto aspettando il nuovo gioco di Pokémon in Real Engine 5 che verrà annunciato durante questo evento, giusto? Insieme a Scarlet and Violet annunciano anche Pokémon MMORPG Unreal Engine 5. No. Con caratteristica minima 4090 Ti, certo. Certo, ok. Bene. Insieme a Switch Pro, chiaramente, esattamente. Sì, che avrà montata una scheda, chiaramente, che supporta questo gioco. Ci sarà proprio una limited edition con le orecchie di Pikachu. Quanto la vorrei? Cioè, esiste? Switch con le orecchie? Con le orecchie? Con le orecchie? No, se no. Orecchie o scaffale? Ma proprio modellate nella plastica? Ovvio. Niente, va. Mancano 60 secondi, ma tanto qua non è una vera premiere. Quindi io non posso neanche mettere full screen come vorrei. Ci rimpiccioliamo intanto. Ci mettiamo sotto. Meglio sopra la grafica, perché così è più elegante. Io cerco di darvi un minimo di estetica. Così reagiamo e ne parliamo un secondo, perché comunque sarà piuttosto importante la nona generazione. Visto che è post Arceus. È davvero importante vedere un po' se mantengono quello sprizzo di energia che ci hanno mostrato con il primo vero trailer. Porca miseria. Ma io sono qua per gli animaletti grassi. E colorati, carini, che fanno i versini. Magari questo me lo gioco, questi me li gioco. E beh, il ritmo dovrebbe essere migliore. Io sto aggiornando la pagina, ragazzi. Appena parte la premiere, sarò con voi. E ve la mostrerò carico come una molla, ma comunque piuttosto critico e antipatico nei confronti delle cose che invece potrebbero non essere gradevoli. Ma questi starter quando evolvono restano quadrupedi, restano animali o diventano furri? Con le armi? È ormai fucili, in realtà il... Oh! Ok, ok. Ormai il Pokémon è cambiato. Quindi
immaginarli quadrupedi mi piace, che lo restino davvero non lo credo moltissimo. Certo, è anche vero che la nostra carnagione è cadaverica. Vabbè, io sono standard color morto, vampiro. Tu bene o male hai una parvenza di vita. Io sono, diciamo, morta da un paio d'ore, più o meno, come ho incarnato. Ok, ho cercato di darci un po' di anima. Bene, ragazzi. Io in realtà ho 3000 anni. 20 minuti di Pokémon è molto più di un trailer, quindi sono abbastanza carico nonostante non sia... Un trailer non di Kojima, sì. Se fossimo di Kojima avremmo una situazione molto diversa qui. Allora, dai. Beh, di le orecchie. Ah no, niente. Alzo il volume. Ci ho sperato. Hello everyone. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. In today's Pokémon Presents, we will be sharing information on several of our games, including the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. But before that, I'm happy to share some news about the Pokémon World Championships that will be held in London, UK, this year from August 18th to August 21st. Mm-hmm. Please have a look at this video. Hello, Pokémon trainers. I'm Chris Brown from the Pokémon Company International, and I'm delighted to share with you updates on our annual Pokémon World Championships. After 3 years, our global community will come together August 18th to 21st in London for not only intense Pokémon battles, but also to be together, celebrating old friendships and creating new ones, all in the spirit of friendly competition. We are expecting thousands of players from around the world to compete in this year's trading card game, video game, and Pokémon Tournament Deluxe events. Many players had long journeys earning their invitation over several years, and we are thrilled to learn who will earn the title of World Champion in 2022. This year, we are also adding many new elements to the show, beginning with two new Pokémon titles. Please join me in welcoming Pokémon Go, where nearly 100 players will compete across two age divisions, and Pokémon Unite, where 16 teams from 11 regions will compete. These players have battled all year for their shot to earn the title of the very first world champion in these new categories. We also have a few surprises in store for fans attending in person, including our largest ever Pokémon Center World's pop-up shop. For those unable to attend in person, you can follow all the action from wherever you are on our dedicated live streams for each product, including coverage of every championship match for each age division. Pokémon tournaments are held around the world, and we hope the competition at the World Championships inspire many new players to make new friends through battling. And one more thing, it's my honor to unveil for fans today our new Pokémon World Championships Pikachu Trophy. Take a look. Oddio! Thank you. We look forward to seeing you in London, and now esatto. I would like to hand it back to Mr. Utsunomiya. Esatto. Però sulla coppa di Pikachu non c'è un altro Pikachu che tiene una coppa più Thank piccola. You very much, Mr. Brown. With the Pokémon World Championships returning after 3 years, please look forward to exciting battles to keep you on the edge of your seats. Now, I'd like to share some news about a few of our games. For the first time in 3 years, we held in-person Pokémon Go Fest events in Berlin and Seattle. And this weekend, we will be holding an event in Sapporo, Japan. Mysterious creatures known as Ultra Beasts have appeared at each event. And these Ultra Beasts will all gather together during the Pokémon Go Fest 2022 finale event that will be held on August 27th. The finale is a global event that can be enjoyed by trainers wherever they are in the world. Trainers will be able to encounter Pokémon they may not normally see in the wild. They can also encounter the mythical Pokémon Shaymin by completing special research. Will you be able to help re-contend with the Ultra Beasts? And what has become of Professor Willow, who was sucked into Ultra Space through an Ultra Wormhole? Stay tuned for the story's conclusion. Basta. Diamoci una calmata. Additionally, daily adventure incense has been added to the game. It's a special incense that can be used once a day and lasts for 15 minutes.
It can attract Pokémon not normally seen in your area, and rumors say it might even attract legendary Pokémon. Use Daily Adventure Incense for a 15-minute adventure every day. Over the past 6 years, we've seen Pokémon from every region debut in Pokémon Go. There are now over 700 Pokémon you can register to the Pokédex. Whether you're making new friends at Pokémon Go Fest or having heated battles at the Pokémon World Championships, the entire world is the stage for Pokémon Go, and our adventures are just getting started. Pokémon Unite, the hot app for Nintendo Switch and mobile devices. Pokémon Unite has continued to grow and evolve since its release 1 year ago. In celebration of its first anniversary, we're adding not only new Pokémon and features to the game, but also many events and campaigns. A new type of quick battle, Pika Party, will begin today, August 3rd. In this special type of quick battle in celebration of our first anniversary, all Pokémon on the field, both wild and players, are Pikachu. We hope you join in the festivities. Pika grasso. So, questo è il primo di generazione. Additionally, Buzzwole will be joining Unite Battles starting today, August 3rd. Buzzwole is an all-rounder that can grapple opposing Pokémon and launch them into the air. Run amok in battle with Buzzwole's ability, Beast Boost, which temporarily increases Buzzwole's movement speed and basic attack speed each time it knocks out an opposing Pokémon. This first anniversary is just the start of what's to come in Pokémon Unite. We're planning more events for September as well, so please stay tuned. And we're gifting Unite licenses in Hollowear for Pikachu, Lucario, Blastoise, Snorlax, and Sylveon in celebration of the first anniversary. No, Blastoise, pompiere! È bellissimo. Oh mio Dio! È bellissimo, ma perché lo Snorlax con il vestitino da notte? Ok. Perché lì sopra lui? Che figata! Che bella cazzo, che bella CGI questa. Esatto, eh sì, è Red. Esatto, è Red. Hey. Ok. Oh, that makes sense. Questo è il... Sì, questo è quello che è il più grande meme della storia di Pokémon, perché è un dating sim. Al posto di Master X è Master Sex. Sì, sì, no, è il dating sim. Master Sex. Io l'avevo installato, poi ho provato molto disagio di dato, perché stavo diventando una brutta persona. No, non farlo. What's this? Looks like Mewtwo's back in the Pokémon Cafe Remix game, and it's hungry. Make delicious drinks and dishes with your cafe staff to treat Mewtwo to a wonderful time. Okay. Once you make a lot of delicious drinks and dishes in 1 minute cooking to fill Mewtwo up, it can join guardando. Your staff. Oh, in tutto questo, Pokémon Puzzle Challenge è uno dei videogiochi più belli che ho giocato da piccolo. Difficilissimo. Here are some hints on how to play the 1 minute cooking puzzle mode to satisfy Mewtwo. Tip 1. Gather great staff. Twitter farà Mewtwo grande uso likes to order small Mewtwo. Plates. So gather staff that specialize in small plates. Mewtwo. Pikachu, Squirtle, basta, the five-star guarda chef che carini Bikini, che sono. And the newly arrived Latias are good at those orders. Guarda i cravattini, guarda che graziosi. If you want to aim for the high score, try raising your Pokémon staff level. Go to the Pokémon menu to start raising their guarda staff level tondo. By training them. Once your great staff is up to the challenge, it's time to begin 1 minute cooking. On to the second tip. Mescolate, just keep on mixing esatto. As much as you can. Once you begin 1 minute cooking, keep on mixing the Pokémon to rack up those combos. Use these tips to make delicious drinks and dishes, and you should be able to satisfy Mewtwo. We hope you'll give 1 minute cooking a try. And there's more! Following Latias, who just appeared today, Latios will also appear in the future. Wait, there's even more! We have a special campaign underway starting today. This is your chance to get Victini and Latias on your staff. Pokémon Cafe Remix is available at no cost to start and is playable on Nintendo Switch systems and mobile devices. Però bellissimo. Eccoli!
Io impazzisco i giapponesi che fanno queste cose. Next up, an update on the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Vai, 10 minuti, let's go. Dacceli. Ecco. Va bene. Ottimo. No, non avremmo avuto dubbi. Non c'erano dubbi. Non ti preoccupare. Comunque. Quindi Gyarados vola o no? Anche. Allora perché nuota? Attention please. Today we begin the treasure hunt. Mount. Travel across Paldea. Sì. Eccole! Beh, eccola lì! Get to know the region. Le ruote. Oh, mamma. Ok. Ho molta paura del frame rate. The abundant nature. No. Certo, questo è un rich culture. Però va bene. Evolve. The Pokémon. Oh. No, vabbè, io avrei pianto. Mamma mia, sì. Ma perché come fanno a fare dei design così belli? Sì, infatti. Sempre nuovi. Alla fine non diciamo nulla. Ognuno il suo, insomma. Bellissimo quel Pokémon! E anche questo è un Pokémon, probabilmente. Ormai non si può più sapere. Journey together. Learn together. Magari. Ecco il cop questo. Io non dico niente. Io amo. Find something to treasure. Questo trailer è fantastico. Cos'è? L'ha ucciso. Ah no, ok. What? È una mutazione genetica aggressiva da Pokéball mutante. Mutagene. Sì, sono le Pokéball col cancro praticamente. No, con una sorta di... Era il teaser. Era il teaser dell'ultimo trailer. E permette di mutare! Let the treasure hunt begin! Perché è così fico e contemporaneamente ovviamente così tecnicamente orrendo? We're now starting to get a clearer picture of your adventures to come in the Paldea region. Lo fanno diventare cristallizzato. I'd like to dive a little deeper into the information presented. E per favore! So let's take a closer look together, shall we? Fallo! Aumentano le difese, cambiano le abilità, diventa una sorta di Pokémon inevitabile. The newest titles in the Pokémon series are the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. These titles will be open-world RPGs, a first for the Pokémon series. Sprawling landscapes and vibrant towns weave together to form the Paldea region, where your new adventure will unfold. Vabbè. These are the legendary Pokémon, Koraidon and Miraidon. Io tieni presto. You'll rely on one of them as a partner in your adventure. Climb on! And together you'll dash across grassy fields, move across water, and glide through the sky. Your partner can change forms as needed while you explore every nook and cranny of the region with them. Adesso, fino a un certo punto. You will be enrolling at a certain academy as a student. And a special independent study project awaits you. The treasure hunt. Through it, you'll embark on a journey to find treasure of your own, here in Paldea. Three grand stories are waiting for you. One story will revolve around the familiar gym battles. You'll go to 8 Pokémon gyms and aim for the champion rank. In these games, there is no set path you must take when challenging the gyms. Chart your very own course along Victory Road. Sì, potete fare le challenge con le palette più forti all'inizio. The other two stories you'll experience hold many surprises and discoveries as well.
Which story will you begin with? How will you progress through them? It is all up to you. Professor Sada and Professor Churro, research legends passed on in the Paldea region. Mr. Clavel is the director of the academy you'll attend. And Mr. Jacques is your homeroom teacher who teaches biology. You'll have your battle-loving friend, Nimona. And you'll meet Arvin, an upperclassman and a great cook. There's also Penny, a shy student in your grade. There are gym leaders too, like Grusha, the ice-type gym leader. The people you meet in Paldea are sure to enrich your adventures. Minchia, però. Waifu land, comunque, cioè. Many different species of Pokémon also call the Paldea region home. This Pokémon is the Paldean regional form of Wooper. It lives on the land and covers its body with a poisonous film. Fido are delightfully squishy Pokémon that are smooth to the touch. Fido. And here's Satitan, which has a large body and a hard horn that can freeze its surroundings. Of course, we also have the Pokémon from which you'll choose your first partner. Sprigatito, Fuecoco, and Quaxly. Enjoy meeting lots of Pokémon. And complete your Pokédex as part of your adventure. Ecco, dici un po'. By using the Union Circle, you can enjoy co-op play with up to three friends. You can go look for Pokémon you haven't yet discovered. Or even ride together to race across the map. Enjoy all the Paldea region has to offer with family and friends. Ecco, Terra Crystal, cioè... Terastallize. The terastal phenomenon makes Pokémon shine like gems. Okay, Pokémon Universe. All Pokémon in the Paldea region are able to terastallize, which can provide a boost to a Pokémon's type and make its moves stronger. E il frame rate andrà a scatti già anche nel trailer che dovrebbe essere. Some Pokémon will change type when they terastallize. Aha, ecco. What type they become seems to depend on that Pokémon's Terra type. Persia sia normale ci sta, eh. For example, an Eevee would typically remain normal type after terastallizing, but there could be Eevee that become grass or water type after terastallizing. We hope you'll try to catch Pokémon with rare Terra types. Oh, mamma mia, quindi il Pokémon è... Ci sono i ride, sì, sì, sì. Pokémon that have rare Terra types are more likely to appear in Terra raid battles. Un po' meglio, which my English. You can challenge Terra Pokémon in these battles with up to three other trainers. This is a new kind of raid battle, where you can attack or heal with your own timing without having to wait for your allies. Try to cooperate with your allies to get the upper hand in these battles. After you successfully defeat a Terra Pokémon, you'll get the opportunity to catch it for yourself. Mio Dio, il frame rate nel... We've kept all the things you love about Pokémon, while evolving the adventure you can have in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. We hope you look forward to the day you set out on your adventure. The Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games are available to pre-order at participating retailers now. Quindi siamo già 6 milioni di pre-order, immagino. Your independent study in the Paldea region begins in 3 months. Quindi non lo puoi ottenere altrimenti. We eagerly await your enrollment. In un raid dopo. That's all for today's presentation. Thank you very much for tuning in and watching.
Vabbè, da persona che comunque ha iniziato a giocare Pokémon su Game Boy, a me distrugge il comparto tecnico, solo che si continuiamo a lamentare della stessa cosa ormai da... Sì, è anni, è inutile continuare a discutere di questa cosa, è sempre la stessa cosa. It's dead, Jim. E a me dispiace un sacco, perché comunque le idee sono carine, c'è l'idea di un open world dove puoi usare una mount. Sì, un open map. Tra l'altro io lo dissi anni fa quando mi giocai Spada e Scudo, facci la serie, ho detto voglio certo, l'open world con la mount. Ma Spada tutto. E Scudo furono una sorta di test. Sì, appunto, era il test, questa è la versione migliorata, però appunto io vorrei non sboccare quando gioco tutto qua. Da esatto. Persona che soffre di kinetosi, purtroppo mi ammazza girare la telecamera e avere il vomitino di sta cosa che scatta tutta, purtroppo è proprio mi fa male fisicamente. Oltre che al cuoricino, però cioè, è carino, c'è cioè una cosa che ti giochi, poi per carità c'è chi si fa il competitivo e si ammazza sopra, io lo voglio sempre giocare per i Pokémon carini. E alla fine sono carini, devo dire, quelli che hanno mostrato perlomeno sono tondi e morbidi, per cui sono contenta. Io resto dell'idea che i primi Pokémon erano più belli, però comunque almeno questi sono tondini e coccolosi, per cui me ne faccio piacere. Basta, non ho altro da dire. È strano che hai, cioè, il leggendario che viene subito a casa tua, ma forse non lo puoi usare per combattere. Cioè, sta lì però... Probabilmente non lo puoi usare per combattere. Mount. E alla fine lo sbloccherai, esatto, per combattere. Esatto, poi per qualche modo... Poi magari dice, ok, ora sei forte e figo, adesso sei degno, affrontami e poi lo catturi. Esatto, poi abbiamo i due professori che sono uno, diciamo, più legato alla tribalità e alla preistoria, diciamo, alla storia passata, e l'altro invece... Sì, più tecnologico. Più tecnologico sul futuro. Girafarig. E il fatto è che comunque il trailer è una madonna, cioè c'è un sacco di roba fighissima. Il fatto è che ovviamente i più bei Pokémon della storia, della seconda generazione del futuro. Questa cosa? Questa cosa esiste anche in Arceus. Tu puoi scalare a un certo punto le pareti, anche verticali. Quindi ci sta che l'abbiano implementata qui. Hai una libertà ma completa. Ma in punti fissi? No, ovunque. È Breath of the Wild, il diano, diciamo. Solo che ovviamente non ti cambia più di tanto l'avventura, semplicemente ti permette di fare viaggi un po' più rapidi. Il fatto è questo, la cosa più interessante del trailer, al di là di tutto, è le altre due componenti narrative. Quindi le palestre non sono il gioco, le palestre sono una componente del gioco, probabilmente per ottenere conoscenza e studio, per raggiungere dei gradi che ti permettano di poter rispondere a certi eventi o reagire a certe calamità. Qua di calamità non si è parlato. No, niente. Però se ovviamente... sembra detto tutto benissimo. Quella è la stazione di servizio, bellissima. Sì, esatto. Ma che come verrà implementata l'idea dell'accademia? Cioè tu vai là e ci sono solo i tutorial di merda che c'erano pure in Pokémon Rosso, oppure puoi fare qualcosa nelle classi? Io spero tantissimo che... tu fai la roba lì, ti hanno detto e fai il corso speciale, d'accordo, però puoi stare pure dentro a far qualcosa, oppure è soltanto un posto dove vai, parli con gli NPC e ti dicono allora, le solite cagate. Il fatto è questo, sarebbe veramente opportuno in questa generazione per mettere, visto anche il focus sull'accademia, di giocare nell'accademia. Dovrebbe poterci essere una sorta di esame, una sorta di questing all'interno dello studio, permetterti di imparare i vari tipi e i vari, diciamo, modus del Tetra, Teratis, Crystal, eccetera, all'interno del gioco, come gli esami SID di Final Fantasy VIII, diciamo, qualcosa del genere, oppure come le domande che ti fanno a scuola in Persona 5, cioè, qualcosina. Più che altro io mi rendo conto, cioè, è ovvio che è difficile gestire mille creature con le loro animazioni tutte uniche, tutte originali rispetto al loro comportamento, quindi scegliere un Pokédex interno a ogni gioco, cioè, è ovvio, sì. Però questo non vuol dire che tu debba sempre mantenere lo stesso. È un discorso che abbiamo fatto mamma mia, abbiamo fatto cosa. Questo discorso un sacco di volte di continuo, ed è la solita stronzata che viene detta sempre. La soluzione è semplice: investi di più, ingrandisci il team, esatto. Perché è un franchise che frutta una quantità miliardi di dollari, per carità, non è che sono tutti videogiochi, migliaia di milioni, ci sono gli eventi, merchandise, d'accordo, sì, va sì, bene, sì. Ma questo non significa tu ci investi di più, quindi abbiamo comunque devi anche fare qua... mille Pokémon, prendi più team a lavorare, proprio perché sono creature indipendenti fra loro alla fine, sì. Le assegni in blocco, risolto, abbiamo hai i soldi, lo fai sull'albero. Non è una scusa questa.
Non è una scusa, no, sono mille, importa, paghi di più persone per più tempo. Ma questo è ovvio. Il fatto è questo, per ora abbiamo tutte le componenti, ragazzi, a voler fare un'analisi rapida, non troppo approfondita o morbosa, qui è tutto Arceus, ok? Abbiamo creature volanti, creature sugli alberi che sono specifiche di alcuni ambienti e così via. Ovviamente i Pokémon notturni che appaiono diversi da quelli del giorno. Penso che sia tutto abbastanza straightforward. I biomi. Questo ti ha fatto capire le famiglie magari con... Ecco, non ci saranno gli Alpha, ovviamente. Non ci saranno gli Alpha di Arceus, però... Immagino che ci saranno appunto i Terra Crystal. Sì, hanno messo, vabbè, al posto del Raid è letteralmente la stessa cosa. Adesso, invece di esserci le colonne, hanno messo un reskin della Dynamax. Esatto. Vabbè, i personaggi... Che poi, ecco, ora faccio la molesta. Ma a livello di lore, quindi in questo... qui, questa è un'altra regione, qui non ci sono i Pokémon giganteschi. Quindi. No, perché i Dynamax erano scaturiti da un'energia di Galar causata da un certo Pokémon. Però da mica poi cosa. Sono scomparsi, scusa, ce li hai ancora. Cioè, tu hai il tuo gioco di Pokémon con i tuoi Pokémon. Sì, ma è come la mega evoluzione del meteorite e così via. Nel senso che il franchise ormai va avanti così. Ogni regione. Radiazioni. Sì, ogni regione guarda ha la sua. Guarda che carino, c'è il tracchino lì che si è fermato. E c'è Mew sotto. Esatto. Più che altro, sì, è affascinante e pericolosa la cosa delle palestre libere, nel senso, dell'ordine che vuoi per finta. Ma infatti è l'ordine che vuoi. Vado da Lance con i personaggi a livello 70. Oppure scalano, e io, se scalano, come scalano? Io li farei scalare. Sì, dovrebbero in questo scalare. Caso sì, perché non è un Souls, nel senso, tu fai le palestre nell'ordine che vuoi, e la prima palestra ha i Pokémon di livello 6, 12, la seconda 21, 25, la terza 34, 39, bla bla bla. Perché alla fine non hai nessun vantaggio, non è il titolo che ti permette di dire... Cioè, poi, ma poi va scalato per forza, perché se esiste ancora la meccanica, non lo so se lo faranno, vista la storia, ma se esiste la meccanica del discorso ottieni una medaglia che ti dà dei privilegi, tu non puoi virtualmente, anche a livello di mondo di gioco, dire salto le palestre più semplici e vado a fare la più difficile così ottengo il massimo grado. Va a distruggere l'intero sistema scolastico che è stato scritto qua. Quindi credo che semplicemente la trama... scegli la storia che vuoi. Scegli davvero qual è l'ordine delle palestre secondo te. Vabbè, allora, in un mondo ideale, non per mondo poco, nel nostro mondo ideale, in base alla strada che prendi, potrebbero cambiare determinati eventi, determinate interazioni. Questa, non so se è storia o meno, però potrebbe essere legato ai cristalli. Beh sì, c'era lì il tipo, quella per me è quel pesce incubo, quello è il pesce incubo, quello che si attacca e fa la ventosa e ti succhia il sangue. Sì. Classica cosa che vuoi avere con te in squadra, no? Guarda quell'incubo, esatto. La madonna. Le Chonk è incredibile. Le Chonk, vabbè, chiaramente ha vinto tutto. Ma perché tu no, i Pokémon tondi, questa è la generazione dei Pokémon tondi. Sì. Cosa c'era qua dentro? Mamma mia. Il best Pokémon ever. Cioè, il fatto che questa cosa esiste e sia ufficiale, io non l'accetterò mai, cioè... Questo... Vabbè. Cosa schifosa, mamma mia. Lui è il boss finale, chiaramente è cattivo. Vabbè, questa Pokéball è stata creata ragazzi, io ve lo dico chiaramente, cioè, questo design esiste solo per essere venduto. Cioè, questa Pokéball è talmente figa che ne faranno 500 versioni fisiche con i LED dentro anche. Ma poi quindi a livello di alterazione dell'aspetto semplicemente è una roba shader, in... sì. No, io dico gli appare una roba in testa. Gli appare una roba in testa. Sì, è... Non mutano tutti, che all'inizio mi sembrava che mutassero. No, i Gigamax mutavano. Sì. Qua sì, no, sì, poi no, non è detto che non ci sia il Giga Crystal oppure cioè, o meglio Giga Crystal Mega. No, perché c'è già è Tera. Il Peta Crystal. Nel senso che è un peto fortissimo, una pernacchione. No, è la scala, no? Sì, mega, giga, tera, peta. Sì, stavo scherzando, tipo effetto. E lo so, Lara, però non volevo darti la soddisfazione di aver fatto una battuta per scorreggio. Sì, ma la cosa importante è quel cacchio di Pikachu con i palloncini, che chiaramente della roba è fatta apposta di fanservice per i fan carta, di vecchia data. Esatto, lo so. Pikachu con volo, lo posso ottenere in game o lo devo preordinare come una cornuta? Ma poi guarda, cioè hai... Il Pikachu volante con i palloncini, lo posso Dragonite. Ottenere... che si pronuncia così, in background gigante, giusto per presentare l'hardware che non gliela fa più, in riflesso ai cristalli, cioè un gioco di specchi.
E considerando il fatto che tutto con luce dinamica, nei raid c'erano duplicati di Pokémon che sovrascrivevano il precedente con l'effetto per far distruggere la Switch, perché programmano come... fatta apposta per far distruggere la Switch. Sono delle bestie. Quindi, guarda quanto è incazzato su, guarda. Guarda quanto è convinto. Io con la mia Switch versione 1.0 che sta lì, è tipo un respiratore praticamente. Sta come Vader più o meno, a livello di salute. Ok. Ma quindi c'è un master plan dietro di quest'uomo malvagio che ci manda e poi per raccogliere energia magari e trasformarsi solo un come un cristallo definitivo, giusto? No, ci sono delle schermate che sono durate veramente poco. Allora, là abbiamo i vari Pokémon Center. Ma quindi la ci torre. Sono le torre? La torre serve per guardarsi intorno, no? Sarà roba di trama, no, sarà dici, roba. Ma guarda, fanno... guarda, sei in Pokémon! Ma è una torre così stronza! Sei in Pokémon! È un open world. Ti mettono la torre! Certo, la torre di osservazione è un open world! Lo so. Anche perché... Scusa, vai no, nel, è, vai palese, è palesemente di osservazione. Sto, lo so, sto cercando di... È una torre stronzissima, su tre poligoni, secondo te è una torre di trama. Sto cercando di simulare, perché no, poi non solo apposta, è chiaramente di osservazione, intorno. Poi sali e voli col tuo leggendario dalla prossima. Lo so, sì. Solo che speravo vabbè, che fosse così. Vabbè, ma meno male, dai, è più veloce, ma meno male che la mettono. Io penso a quei poveretti che stanno là. Ma questo non è un Pokémon vero, quello? In teoria questo è chiaramente un Pokémon, però è una statua. No, è morto, dai! È morto, non ha più la faccia. No, quello non è un Pokémon, è una statua. No, lo so. Allora, ma rappresenta un Pokémon. Sì, lo so, vabbè, lo so. Sunflora, esatto. Sì, Coraidon and Miraidon. You'll rely on one of them as a partner in your adventure. Va bene. Move across cambiano water. Forma. Vabbè, quello era, quindi... Per fortuna. Vabbè, lì come così, per fortuna non sembra troppo un pene. C'è cioè, stato su Twitter, sono tutti impazziti. In realtà non sono su Twitter, ero impazziti che quello è, sembrava un pene. Quando... Psyduck è un geniale lì, ovviamente. Ma non ho... Aspetta, ma tu dalla tazzina di tè ti bevi il tè? No, aspetta, fammi capire un secondo. Non credo che lo farà bene su... No. No, ok. No, però traversa. Sta attisando, cioè dice bevi dai miei fluidi. Esatto. Va bene, ma il sangue secondo te? No, cioè, no, sono secrezioni spermatiche. Allora. È il loro modo per riprodursi, sì. Poi caghi una tazzina. Fai, sì, crei degli ibridi. Va bene, allora io adesso... In accademia fammi. Io adesso vado in pre-show, tu continua a guardarti le... Questa sarà un'altra torre, è un faro però. No, questo è un faro. Però forse sarà la stessa cosa. Ma dentro ci saranno NPC come in Zelda. Vabbè, allora io adesso vado in pre-show. Okay. Dammi un po' di tempo, continua a guardarti. Hai questo tempo. Che cos'è? Non lo so, 5 minuti. Ok, 5 minuti nel caso. Io vado a giocare a Xenoblade 3 in live per chi fosse interessato. Ti mando i ragazzi. Vabbè. Grazie per avermi visto questa cosa. Comunque, questo me lo gioco. Sembra morbido. Potremmo fare... Potremmo, sì. Io, te, Chiara e Saido. Potremmo. 4 giocatori. Bomba. Allora, ragazzi, eccomi qua. No. Prendi Lugo. Prendi Lugo, sollevalo. No, con la testa incassata nel fresco. Va bene. Champion rank. In these games, there is no set path you must take for challenging the gyms. Chart your very own course along Victory Road. Questo Pokémon è bellissimo. Sembra il Seledus di Monster Hunter 3. L'HUD è sempre molto brutto, non so perché. Penso che sia work in progress. Non stupiamoci però, perché c'era l'HUD di Elden Ring che era talmente brutto che l'hanno fatto cambiare all'ultimo per pubblico praticamente. Questa cos'è? Personaggio... Ma perché ha dei post bruciatori anche questo? No, sono casse? Which story will you begin with? Guardalo lì, come si guarda in basso per vedere com'è il mondo. Porca miseria. Maledetti. No, per carità. Bisogna vedere come funziona. No, allora, i personaggi per ora mi interessano relativamente. Perché sono bellissimi da vedere, ma lasciano il tempo che trovano a quello che mi interessa analizzare adesso. C'erano un paio di schermate che volevo vedere. Volevo vedere il Pokédex. There's also Penny, a shy student in your grade. There are gym leaders. Ma ha un'evoluzione. Ah, no, è lo zaino di Eevee, no? Sì, è lo zaino di Eevee di spalle, ok. There are gym leaders too. Like Grusha, the ice type gym leader. Che belli che sono, vai, lui è chiaramente Armstrong.
Aldea are sure to enrich your adventures. Niente. Lei è venuta male, lei è bruttina come modello. Many different species of Pokémon also call the Paldea region home. This Pokémon is the Paldean regional form of Wooper. It lives on the land and covers Titan, which has a large body. Of course, we also have the Pokémon eating nature. Ecco qua, Pokédex. Questa è l'ultima cosa che mi interessava. Quindi ci saranno collezionabili. E dipende quali. Non lo fanno per modo senza collezionabili. Ma ci sono sempre stati in Pokémon. Non proprio collezionabili, ma... Quindi, allora, guardate ragazzi. 1, 7, 10, 11. Qui abbiamo praticamente una libreria. Tu vai a riempire la libreria. Questa sembra una figata. Sembra la possibilità di aumentare. Adesso però che non c'è più. La Lady torna a un colorito più naturale. Perché eravamo insieme, eravamo stranissimi. Hog Pokémon. Vabbè, il barcode Pokédex. Tempo. Ok, no, mi aspettavo più habitat, details back. Ok, no, mi aspettavo più roba. E questo? Guardate un po'. C'è il nostro caro Rotom Dex. E questa è una figata. Secondo me dovremmo farlo in 4. Or even ride together to race. Secondo me dovremmo farlo in 4. Enjoy all the Paldea region has to offer with family and friends. Ok, abbiamo l'effetto, il tipo, il Terastallize, i Pokémon, gli HP. The Terastal phenomenon makes Pokémon shine like gems. Tu lanci una Pokéball speciale sul tuo Pokémon e... Pokémon in the Paldea region are able to terastalize, which can provide a boost to a Pokémon's type and make its moves stronger. Some Pokémon will change type when they terastalize. Will change type. Non ha detto che ne avrà aggiunti. What type they become seems to depend on that Pokémon's Terra type. Sì, a me non piacciono per niente le cose che hanno in testa, però è gusto, immagino. For example, an Eevee would typically remain normal type after terastalizing, but there could be Eevee that become grass or water type after terastalizing. We hope you'll try to catch Pokémon with rare Terra types. Pokémon that have rare Terra types are more likely to appear in Terra raid battles. You can challenge Terra Pokémon in these battles with up to 3 other trainers. This is a new kind of raid battle where you can attack or heal with your own timing without having to wait for your allies. Having to wait for battles with up to 3 other trainers. This is a new kind of raid battle where you can attack or heal with your own timing without having to wait for your allies. Come funziona? Potete attaccare o curarvi senza aspettare il turno dei vostri... Quindi fondamentalmente è soltanto una questione di caricamento della mossa. Una TB, esatto. Sì, è quello, esatto. Esattamente. Come Pokémon Go. E questa è una cosa molto interessante. Solo che... Va a scatti anche qua, ragazzi. Cioè, già non è graficamente eccezionale. Bello, non eccezionale. Terra Pokémon. Manda che vada anche a scatti, ragazzi. You'll get the opportunity to catch it for yourself. È tipo cooldown, esattamente. We've kept all the things you love about Pokémon.
while evolving the adventure you can have in Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. A vederlo così mi piace tantissimo. Con tutto ciò che è veramente disfunzionale, secondo me, mi piace tantissimo, molto più del primo trailer. Molto più del primo trailer. Mi piace un sacco. Un sacco mi piace. Solo che ho ovviamente leciti dubbi. Abbiamo praticamente indovinato, abbiamo azzeccato tramite questo trailer che cosa rappresentava il teaser di Cristallo alla fine. Non era un terzo leggendario, era la meccanica dei terracristalli. Vediamo. Sul sito dite che c'è qualcosa? Lo apro e vi faccio sapere. Novità. Allora, vediamo. Se io adesso zoom un pochino, stringo ai lati, riesco a darvi una buona visuale? Vediamo un po'. Elementi di gioco. I raid Terra Crystal sono un formato di lotta tutto nuovo dove dovrai fare squadra con tre altri allenatori per riuscire a sconfiggere un Pokémon selvatico terra cristallizzato prima dello scadere del tempo. Potrai attaccare senza dover attendere il turno degli altri allenatori, perciò è importante che collabori con loro in modo rapido. I Pokémon che appariranno nel raid sono molto potenti, ma potrai collaborare con altri allenatori per averla meglio. Ma sono letteralmente i raid di Spada e Scudo. Letterale. Per poter partecipare a un raid dovrai toccare i cristalli. Vabbè, c'è anche la colonna di luce proiettata verso il cielo, quindi è super, super Spada e Scudo. Questo sistema di lotta è a tempo e ti permetterà di continuare ad attaccare senza interruzioni e senza dover aspettare che gli altri allenatori scelgano cosa fare. Fai gioco di squadra e cura i Pokémon alleati o aumentano le statistiche. Apprezzo. Incita gli alleati. Ah, ok. C'è anche una cosa nuova nei confronti del combat, al di là della velocità del combattimento senza turni, oppure è comunque preso 1-1? Ok. Sì, la cosa sopra la testa è di cattivissimo gusto. Cioè, è veramente brutto. Ma non mi va di lamentarmi di quello, ragazzi. Cioè, basta. Non di quello. Esplorare la regione con il look che più ti piace. Vabbè, ok. Well. Nell'ordine che preferisci. Nella tua avventura si intrecceranno storie emozionanti. 3. Che ti porteranno a incontrare Pokémon mai visti prima e personaggi unici. Anche in questi titoli vivrai la storia divenuta il marchio di fabbrica dei giochi Pokémon, affrontando le palestre con l'obiettivo di diventare campione o campionessa. Ma non c'è un ordine prestabilito da seguire. Potrai andare in qualsiasi palestra e affrontare le sfide nell'ordine che preferisci. Potrai passare liberamente da una storia all'altra e far così sviluppare la tua avventura nel modo che preferisci. Ci sarà chi preferirà andare di palestra in palestra per puntare subito al titolo di campione, e chi invece vorrà vivere l'avventura più liberamente, andando alla ricerca di Pokémon o incontrando vari personaggi. La regione di Paldea ha una Lega Pokémon, ok? È una classe speciale di allenatori professionisti che hanno raggiunto il rango di campione. Ah!
Finalmente. Finalmente non c'è questo mito strano dell'unico campione che non ha alcun senso rispetto a un mondo Pokémon in una regione. O meglio, il senso ce l'ha, ma è ridondante e molto stantio dopo tutti questi anni, dover sempre essere il campione da battere per poter poi essere il precedente campione da battere. Cioè, adesso chi fa la Lega, chi supera la Lega, diventa di rango campione. Poi certo, si potrebbe fare sempre la piramide, però... Ok. 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 Divertiti con i tuoi amici. La tua avventura sarà ancora più divertente se la condividerai con i tuoi amici. Potrete giocare insieme, collaborare per sconfiggere potenti Pokémon Terra Crystal nel raid e perché no, affinare le vostre abilità affrontandovi nelle lotte. Porta a passeggio il tuo Pokémon preferito. Grazie. Collabora con i tuoi amici. Avventurati con un massimo di 3 amici. Oh, comunque, noi 4 sarebbe perfetto. Perfetto. Scambia Pokémon. La scuola più antica. All'Accademia Arancia e all'Accademia Uva potrai incontrare personaggi e Pokémon mai visti prima e scoprire una nuova versione di te. Mesapole. Non parla di esami o di studio. Ti dice però che la scuola ti darà delle fetch quest di cacciatori di tesori. Ok. Lo sviluppatore dell'app Pokédex per lo Smart Rotom. Che brutto. Nella regione di Paldea, la Terra Cristallizzazione può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta in una lotta. Tutti i Pokémon della regione di Paldea possono Terra Cristallizzarsi per ottenere poteri speciali. Tutti. Tutti. Ok. Ciascun Pokémon ha un Terra tipo. Non si attiva finché il Pokémon non si Terra Cristallizza. Solo a quel punto si trasforma in un teratipo. Questa frase a me non convince. Poiché esistono 18 tipi, le combinazioni di Pokémon e teratipo sono innumerevoli. Ma non è vero. Che cosa mi sfugge? Il teratipo non rende un normale acqua. Lo rende acqua. Sostituisce. Quindi, al di là delle mosse, ecco, le mosse diventano interessanti. Perché un Pokémon che non può avere certe mosse, se è di un certo tipo, in questo caso potrà raggiungerle. Ma come si interfacciano i tipi quando il teratipo li sovrascrive se sono doppi? Cioè, un Pokémon, un Persian che diventa psico teracristallo, è solo un Pokémon psico. Sia nel video, sia qui, non c'è scritto che lo aggiunge, c'è scritto che lo toglie, ragazzi. Cioè, è così, eh? Il teratipo non si attiva. Solo a quel punto il tipo del Pokémon si trasforma in un teratipo. Non al tipo del Pokémon si aggiunge il teratipo. È lineare, ragazzi. Non è interpretabile.
Eccoli qua. Ah, non è vero, Kinbit. Tu dici, nessuno sta dicendo questo. L'ha detto GPS Cloud un secondo fa. Leggo la chat più di voi in chat. Scherzo. Però no, davvero, seriamente. Sciocchezze a parte, giochi di noi insieme. Se hai un doppio tipo, uno dei due verrà sostituito. Perché è molto affascinante, visto che alcuni Pokémon possono avere teratipi diversi e quelli nei raid avranno teratipi più rari. Anch'io credo il primo dei due tipi. Ma sarebbe bellissimo se fosse una scelta, no? Non lo sarà, eh. Però vedete, sorge una spontanea domanda. All'interno di quello che non è necessariamente il competitivo, ma no, si arriva sempre al meta. Cioè, i teratipi non saranno di tutti i tipi, ok? Non puoi fregare una. Non puoi creare una trappola mettendo un teratipo opposto alla debolezza del tuo Pokémon per fregare l'avversario. Perché lo sapremo tutti a un certo punto che Persian può avere normale acqua volo e basta. No, volo lo trovi solo all'interno dei raid. Cioè, non è che esistono 18 cristalli per tutti i Pokémon, ovviamente. Quindi cicce. Però in base al moveset puoi fare delle cose fighe. Questa è una cosa che andrà approfondita. Non. Ho questo dubbio. È stata l'unica cosa non chiara. L'unica cosa non chiara. Ma credo che ci siamo fatti comunque una bellissima chiacchierata. Davvero. Sono soddisfatto. Sono contento di essere passato con voi, ragazzi. Spero vi abbia fatto piacere. E noi alle 21:30 abbiamo Death's Door che finalmente si recupera. E datemi un secondo per ringraziarvi. Mithrandir, Mekkun, Sigpacio, Sfera e Pasta, Bimax, Jelstrak, Jackbitwool, Sirad, Samhulk, Bidelion, Andreolix, Gosfalt, Kimor, Yuro, Sdrinchhunter, Haiyalmenero, Kvothe, Drakegast, Loli, Excryptor, grazie. Grazie di cuore. Vieni al parco, Krixt, Federico, Capitano Rogi, Discordia 88, Tamao, Lovatov, The Black Hole e Retovalas. Grazie, grazie di cuore. Se vi fa piacere, io non vado appunto nella morbosi perché non saprei darvi davvero delle verticalità interessanti oltre un certo limite che non sia l'analisi di una persona che ha la testa sulle spalle. E vi mando da Saido. Così lo potete salutare e noi ci aggiorniamo stasera. Grazie per essere stati con me. Non vedo l'ora che arrivino gli special event veri e propri. E oh! Accidenti! Non ho fatto partire questa! Avete ragione, devo fare il raid a Lara. Mi sono distratto un momento. Non diteglielo. Non diteglielo. Zitti. Per l'amor di Dio. Zitti. Zitti. Non faccio Death's Door stanotte, se lo volete. Zitti. Zitti. Silenzio, ragazzi, ci vediamo al prossimo evento. Muti, eh? Muti. Ne va della mia salute. Il teratipo, ho cambiato teratipo.